Raga, inizio questo video del bagno perché ho una sorpresa. Non è né per me né Né per per Emily. me. E dobbiamo parlare a bassa voce perché nell'altra stanza, come avete visto, c'è in altri video. Sta qui il nostro videomaker, Frank, che più che videomaker è un amico. Ormai collaboriamo da più di un anno. E oggi, lui non lo sa, gli stiamo andando a regalare un tatuaggio. Cioè, lui non sa assolutamente nulla. Quindi adesso sa che stiamo partendo per andare a pranzo. Un video così. E poi alla fine, se li trova. Vediamo, ma magari non lo vuole fare, magari va tutto a puttane sto video, vediamo. Poi alla fine si scopre che in realtà il tatuaggio è anche per te, oppure a te ti ho fatto la sorpresa. Che ora c'è il dubbio, ora avrai il dubbio se ti dovrai o non tatuare per tutto il giorno. Posso quasi confermare al 110% che lui non se lo aspetta, perché è impossibile che lo aspetti, me lo sono inventato tipo 5 minuti fa, ma ho un po' di paura che lui non lo voglia fare. Questa c'è la possibilità che ciò possa accadere, che questo video non uscirà mai, ma se voi in questo momento lo state vedendo, o è successo qualcosa di straordinario, tipo mi sono tatuato io o Emily, oppure se l'è fatto. Quindi continuiamo. Frank, a tua scelta, dove andiamo a pranzo? Ma così. Sì. Non conosco Milano. Io avrei delle proposte. Col fatto che lui non è mai stato qui a Milano, come ha appena detto, e quindi non conosce i posti buoni di Milano, secondo me deve assolutamente provare il miglior kebab di Milano. Sì. Secondo me deve Buono. proprio. Ci sto? Buono il mini Buono il kebab. Proviamo questo kebabone milanese. Allora, Quella è tanta roba. non è un kebabone milanese, ma ti stupirà. Oggi ti stupirò. Allora, ci siamo, il tatuatore è lì davanti e lui pensa che stiamo andando a mangiare un kebab. In realtà non è vero. Vieni qua, Frank. Mi porto da fondo Esatto. Ok, Ma come lo okay, andiamo? Sì. No, andiamo. non è vero, dobbiamo andare di là in realtà. No, No, è vero, dobbiamo andare di qua. Lo vuoi fare un tatuaggio? sì. Che culo, abbiamo il video anche oggi. Abbiamo vinto! Dove vai? Siamo seri, dobbiamo suonare, suona. Ma che dici? Sono serio? Ok. Il bello è che oggi gli ho chiesto qual è il tuo supereroe preferito. È Che dici? vero. Vai, vai. Vai, Frank. Ma serio? È interdetto. Ciao. Ciao. Ti ricordi l'altro giorno quando abbiamo visto questo profilo? Sì. Beh, siamo qui. Ma che dici? Sì. Ti piaceva? Te lo giuro. No, scherzo. Ciao, ciao, piacere, come va? Lui. Adesso, in questo esatto momento, un minuto fa. Andiamo. Sì. No, zio. Ma che dici? Adesso sta capendo che non è uno scherzo. Ma che dici? Ma che dici? No, zio. Non lo vuoi fare? Possiamo andare via, eh? Ma così? Sì. Sta ancora capendo, eh? Sì. Sorpresa. Allora, scegliamo intanto cosa vuoi tatuarti. Ma così veramente fa? Sì! Ma non sono pronto. No, non ero pronto. Dai, siediti, siediti. Scegliamo, Sì. siediti. Allora. Rilassati. Mi sa che ora va in panico, gli prende Sì, dai. l'infarto. Allora, abbiamo visto ieri sulla sua pagina. Puoi prendere spunto. Qualche suo lavoro magari te lo fa vedere lui, oppure puoi farti quell'idea che ho avuto io, che volevo tatuarmi io, te la puoi fare tu. Quella è bella, eh. Lui mi ha mandato questo. Secondo lui poteva piacermi. Infatti che non so. Ora scappa, sicuro. Ora si scappa. L'avevamo messo in conto e saremmo potuti scappare, eh. Sì, abbiamo un pochino di tempo, dai, tanto. No, ma io non ci avevo pensato. Pensaci, tu guarda, dai idee così. Tanto monti te, mica io. Appunto. Allora, se non muore entro 20 minuti, ci Siamo siamo. già a buon punto, Siamo già a insomma. buon punto. Ci sta arrivando. Stiamo capendo. Ci arriviamo piano piano. Si sta adeguando. Lo vuole, ma non era pronto. Stiamo arrivando a una conclusione. Che ne pensi? Bello questo, eh? Ora c'è la controsorpresa. Anche tu devi fare il tatuaggio. Anche io? Sì. Che dici? Non vuoi? Sì, ma non so cosa farmi. Bionda qua. Ok?
ragazzi, Frank è entrato, sta decidendo se farsi o no il tatuaggio, sta anche decidendo cosa farsi, stanno disegnando insieme qualcosa. Ovviamente non siamo venuti in un tatuatore a caso. Ieri casualmente mi è uscito questo profilo su Instagram, anzi più specificatamente questa foto, e Frank era vicino a me, l'ha vista, ha fatto minchia che bello sta tatuaggio, e allora ho detto ma se lo porto lì domani. Infatti ieri ho scritto a Zaschi Tatuer, vi lascio qui il suo profilo Instagram anche per vedere le sue opere, quello che ha fatto, perché spacca di brutto. Mi sarei fatto io volentieri un tatuaggio, però lo lasciamo fare a Frank oggi. Io il mio prossimo tatuaggio lo farò a breve in viaggio, ma non voglio spoilerarvi nulla. Io lo dico, sono invidioso di Frank che si farà fare un tatuaggio da lui, perché cioè guardate qua quanto è bello. Io mi sono letteralmente innamorato del suo stile. Chi lo sa, magari un giorno ci faccio un pensiero. Comunque vi lascio il suo profilo Instagram qua sotto in descrizione. Ora andiamo a vedere cosa vuole fare Frank, se lo farà oppure no. Comunque c'è da dire una cosa, quanto mi piace fare le sorprese agli amici e metterli in una situazione in cui che devo fare, mi piace troppo. Un giorno capirà di nuovo a te. A te farò fare qualcosa di ancora più speciale. Andiamo a vedere, dai. Tutto qua. Sì. Colorato. Bello. Colorato. Sono molto indeciso. A me piace anche molto bianco e nero, No, colorato ha 10 punti in più. Come ti senti in tutto questo? Ah, io guarda, stavo svenendo quando me l'hai detto. Si vedi, si fa un tatuaggio. Ok. Poi siamo entrati davvero e... Ma sei sicuro che lo puoi fare lì? Cioè perché lì per forza là sotto? Che bello. Oddio, quanto insicurezza adesso. No, oh, tu zitta. No, io lo volevo chiedere. Perché per esempio io personalmente non l'avrei fatto così attaccato. Cioè l'avrei fatto già più giù, che abbia un senso. Cioè gli dai un contorno in questo modo. Questo sono io con il tatuaggio. Non lo so. Dici che non è così? Non è così. Ah, okay. Hai circa un'oretta prima che lui finisca il disegno, quindi a parte la pausa pranzo, hai tempo di decidere. Okay. Cioè, puoi scegliere se farlo oppure no, sentiti libero. Sì, allora i dubbi erano stupidi, siamo nel 2022, per inaugurare il 2022 a questo punto ti dico facciamolo. Lo facciamo? Fatti qua. Piccola pausa pranzo e ufficialmente dopo andremo a fare il tatuaggio. Sono emozionato io per te, pensa un po'. Ma guarda, però uno Spider-Man sul braccio per tutta la vita. Quindi adesso proprio... Succede. Giuro che io non volevo mettere food dentro sto video, però c'è stavo, andavo a mangiare. La pausa pranzo non la fai. Non ho capito cosa hai appena detto. Ah, penso che ormai si sia rassegnata mia mamma questa cosa. Chiami mia mamma? Giovanni mi ha regalato un tatuaggio. Gli hai attaccato in faccia? Sì. Ho sentito bene gli hai attaccato in faccia? Sì. Mamma di Frank, ci dispiace. Mi dirà a tua madre? Penso che già ti odia. No, va. Mamma. Dimmi. Giovanni mi regala un tatuaggio. Ah, bella cosa. Non sei tipo, no, i tatuaggi no. Per questo, però sì, bella cosa, sai che intendo. Ah. Quindi, ah, okay. Quindi è tatuaggio, mica è grande, sì, è grande e colorato. Ma che dici? No, per piacere. È sul collo. Ah? Sul collo. Sul collo? Ma sei impazzito? La lama fa riflettere. È una pistola. Vabbè, la Francetta, mi stai prendendo in giro. No, Franci, non esiste. Spero che stia scherzando, perché non esiste proprio. C'è una macchina fotografica che arriva sull'occhio. Vabbè, dai, è sul braccio. Mi fai capire per piacere? Mi sai che io sono contraria. È sul braccio. Ma mi cioè, non lo so. Sei arrabbiata? Non lo so, non so se andrà benissimo. No, devo trovare casa a Milano perché non posso più tornare a casa, mi sa. Ecco. Mamma mia, oddio. Te ne dico che lui tornerà a Napoli con una casa qui e un tatuaggio. Mia madre ancora non sa che sono tatuato. Intanto qui sono arrivati i nachos. Sì, arrabbiato. Sì. Buon appetito, Frank. Mi è passata la fame. No, dai, manca a far così. Molto bello, eh? Sì. Dai, rilassati, che dopo stai 6 ore sotto quel tatuaggio. Oddio. Si va. È il momento! Sta succedendo davvero? Sì, ma quindi stiamo per andare a vedere se lo facciamo a colori o no. Già, sono molto indeciso. Te fai Spider-Man, te lo fai bianco e nero, è una merda. Cioè Spider-Man, rosso e blu, quello dei più belli al mondo, te lo fai bianco e nero. È normale che ti dico che è meglio a colori io. Questa è una piccola parte del tuo. Sta firmando per vendere l'anima. Quindi bianco e nero. Non lo so, ci pensiamo ancora. Sta scegliendo le misure qua. Questa fai conto che sarà un centimetro e mezzo più grande. Emozionato? Io? Una cifra. Si fa. Dove stagionerai per tipo 5-4 ore? Vabbè, noi andiamo un po' all'estero. Sì, infatti. Ciao Frank. Una volta che ce lo faccio così.
Allora, vediamolo. Assaggiamolo. Bello, bello, ma non troppo. Allora, copiamolo. Comunque mi piace la scelta Spider-Man, è il mio supereroe DC preferito. Ciao. Allora, 5 minuti, abbiamo finito. Abbiamo finito? Possiamo andare. Sei sicuro? Sicurissimo, sì. Bianco e nero, quindi? Bianco e nero. Sei sicuro? Bianco e nero, mi dispiace. Allora, possiamo andare. Vabbè, non lo famo colorato. Sì, dai. Darei un po' il tuo braccio stra così. Così a colori era meglio, ma ci do. Mia madre l'ha provato. Ha provato mamma? Sì. Vabbè, se ha provato mamma siamo a cavallo ormai. Sì, ormai è easy. Signora mamma di Frank, tutto a posto. Ora probabilmente non mi odierei più. Sì. No, se avete dirà ancora di più. Tra l'altro mio padre mi ha detto, dai, se te lo fa fare Giovanni, non ti farà fare così da male. Non lo so. Raga, al prossimo video facciamo tatuare un fan completamente a casa, gli dico che lo porto a cena e poi lo faccio tatuare. Però sono curioso di sapere se intanto a te piace. Assolutamente sì. No, è stato figo. È un misto tra vintage e nuovo. Molto figo. Io sono specializzato in anime e cartoon. Adesso pian piano stiamo salendo con le linee fini, poi saliremo con quelle spesse. Infine faremo sfumature e bianchi. Allora Gio, che dici? Tu come stai? Io... è una figaccia più di quanto pensassi. Sta a soffrire? No, quasi. Dai Frank. Soffro ancora un po' che siamo arrivati. Quindi abbiamo finito adesso con la sfumatura. Basta. Come lo vedi tu? Secondo te rimorchierò con questo tatuaggio? È una domanda difficile questa, eh? Non so bene. No, cancelliamo. Comunque ho sempre detto che Deadpool è il mio Power Ranger preferito. Andiamo a vedere il risultato finale. Ci siamo? Quasi. Quasi finito? Bianco e abbiamo finito. Guardo? Vai. Questa alla fine il rosso c'era. Spacca, zio. Mamma mia, spacco il braccio. Certo che sappiamo tutti benissimo che a colori era meglio. Ma lasciamo perdere. Questa è un'altra storia. Vediamo se adesso il rosso era un po' via. Alla fine Spider-Man è rimasto rosso, cioè anche se non lo coloro comunque rosso. Felice? Mamma mia. Sta una bella sorpresa, alla fine sei rimasto soddisfatto? All'inizio scherza. Puoi andare dal kebabaro. Un po' che andare dal kebabaro. Vabbè, è stato bravo? Lui è bravissimo. Comunque ragazzi, vi consiglio Gabriele se volete degli ottimi kebab. Ed ecco il risultato finale. Beh Frank, adesso è il momento del pagamento in natura. Così funziona. Un mondo strano. Comunque è bello. Dice un botto. Molto 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 bello. GG. Grazie Gio. Bello bello. Momento finale. Tu sei soddisfatto Gabriele? Soddisfattissimo. E ti è piaciuto? Era meglio a colori. Sì. Era meglio a colori. Era diverso. Molto bello. È contentissimo. Grazie mille. E noi ci vediamo al mio prossimo tatuaggio. Quando vuoi. Ciao caro, alla prossima, grazie mille. Ciao, Emil, alla prossima, ciao. E qua non si è svegliato oggi, eh? Non te l'aspettavi, eh? Una bella sensazione però. Le sorprese, ste cose. Io non me lo sarei mai aspettato. Comunque adesso devi montare 100 video gratis. Ok, va bene. Grazie, ciao. Arrivederci, ciao. Direi che ti sei meritato il tuo nuovo prodotto preferito di Bulk. Oggi ma che è? Il mio compleanno. Il quadruppo... Aspetta, facciamo anche il mio preferito nuovo. Questo è buono, ma l'altro secondo me è più buono. Questo zio, questo secondo me spacca di brutto. È il mio nuovo preferito, il mio nuovo biscotto preferito di Bulk. Comunque già che ci siamo, cioè che tatuaggio Bulk, tra una settimana è il mio compleanno comunque. Cioè. Ma non è vero! Dai, manca poco. Facciamo che il regalo di compleanno in anticipo? Ah, solo questo? Lo ammetto, sarebbe stata anche la mia risposta. Sto imparando da te. Comunque, link in descrizione con i nuovi prodotti di Bulk. Questo, raga, pacca di brutto. Ma ve l'ho già fatto vedere, l'ho fatto vedere, non lo so. Comunque sono qua sotto in descrizione. Grandi novità per questo 2022 anche su Bulk. Io direi che anche questo video può concludersi. Tu adesso come andrai in giro per far vedere? Adesso... Cosa? Sbagliato braccio. Cioè, se io mi faccio le foto così non si vede.
E su queste note noi ci vediamo nel prossimo contenuto. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E Frank, qual è la morale di questo video? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Testa bella, interessante. Comunque volevo specificare che non so, io che so basso, lui è troppo alto. Così volevo dirlo.